Matteo Falconio, la giustizia è davvero un'emergenza dimenticata, secondo lei? Certamente, in questo paese sembrava che fosse il problema più importante, al quale si condizionava addirittura la nascita di governi. Adesso nessuno ne parla più. In realtà la macchina è in panne e servono meccanici per metterla a posto. Da Napoli cosa parte con l'incontro di oggi intitolato Fare Rete? Fare Rete è un'associazione che ha l'ambizione di essere un punto di raccolta di trentenni, quarantenni che abbiano fatto qualcosa nella vita. Siamo tutti professionisti, docenti universitari, imprenditori che hanno un duplice obiettivo. Uno, quello di aiutare a ripensare la città, e due, quello di partecipare in maniera qualificata al dibattito nazionale sulle riforme. Sul sistema giudiziario italiano misuriamo l'arretratezza del nostro paese, sia culturale che di sistema, in quanto oggi le cifre, insomma, sia del numero dei procedimenti arretrati, sia sui tempi, insomma, di durata del processo, questi numeri parlano di un sistema al collasso che produce e genera maggiori diseguaglianze sociali.